Sì, salve. Sì, la situazione intorno alla città continua a rimanere drammatica, soprattutto per le persone che sono rimaste bloccate lì, non hanno possibilità di uscire in modo sicuro. Gli avvenimenti di cui avete parlato poco fa sono capitati ieri, durante l'evacuazione, delle famiglie dalla cittadina di Irpin, che è una cittadina residenziale dove stavano persone benestanti. Una famiglia cercava di scappare e invece è stata raggiunta da un colpo di mortaio sotto gli occhi dei miei giornalisti. Quindi potete immaginarvi Bastardo. che cosa sta accadendo in quel posto. Ci sono comunque tantissime altre famiglie bloccate che non hanno possibilità né di mangiare né di procurarsi da bere, non hanno linea telefonica perché sì. Le persone che sono riuscite a fuggire da lì raccontano che i russi vengono e prendono loro anche i telefoni, così che loro non possano raccontare che cosa sta succedendo. Quindi anche questa è una pressione psicologica, nonostante sia anche fisica. Nella città di Gostomel, sì, pure ieri è stato ucciso il capo di questa cittadina, importante perché c'era, anzi, un aeroporto della fabbrica Antonov che costruiva gli aerei e ha costruito l'aereo più grande del mondo, Umbria, anche questo distrutto dai russi. Allora, Nella città invece la situazione, per quanto può essere tranquilla, io per esempio ieri sono uscito dopo qualche giorno e posso dirvi che i grandi negozi effettivamente fanno impressione perché i viveri ci sono, ma ci sono soprattutto rimasti sugli scaffali i viveri quelli più costosi, cioè puoi comprare del prosciutto, del gorgonzola, però non c'è zucchero, non c'è quasi più cioè i farina. beni primari Le sono persone fanno spariti. le file, sì, le persone fanno le file nei negozietti, nei chioschetti che vendono ancora il pane e devo dire che rispetto all'ultima volta che ero uscito, quindi questo parlavo di quasi una settimana fa, la situazione da questo punto di Perfetto, vista è benissimo. migliorata, se si può dire, perché le file sono meno, comunque i prodotti alimentari ci sono. Io però ho anche un gatto e non sono l'unico che ha un animale domestico e ho dovuto fare 10 km a piedi Scusa Vladislav, ti fermo un per comprargli da istante, mangiare. perdonami perché...